Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Perdonatemi l'assenza di questi giorni, ma sono stato impegnato alla Milano Games Week. Infatti, come potete sentire dalla voce, sto anche ancora un po' a residui. E per fortuna non dovrei essermi beccato nessun morbo stagionale o meno, ma sto un po' acciaccatello. Quindi ripartiamo con la programmazione anche su YouTube appena ho sistemato le idee, più che altro. Ma oggi, come al solito, video matutino classico quando esce una nuova patch. Difatti, è stata rilasciata da poche ore la notizia e le informazioni relative a un nuovo aggiornamento che secondo me vanno a migliorare un po' la situazione ulteriormente. Detto questo, andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Prima di raccontarvi la patch però, volevo fare una piccola osservazione perché secondo me, volente o nolente, mai come quest'anno EA sta rispondendo in maniera abbastanza propositiva a quelli che sono i problemi di questo gioco. In che senso? Innanzitutto abbiamo visto i giocatori che prima non correvano e bisognava per forza utilizzare i Lengthy, adesso invece c'è più varietà dopo l'ultimo aggiornamento. Innanzitutto c'è stato poi anche la risoluzione di problemi minori, anche se voi direte poi sì, ma continuano a softbannarci per le partite degli swap, li avete perfettamente ragione, non ci dà la vittoria quando l'avversario crash e siamo perfettamente d'accordo, però secondo me lato gameplay stanno toccando i giusti tasti anche secondo quelli che sono i feedback della community. Infatti, cosa fa questa patch nello specifico? Il cambiamento primario riguarda i filtranti di prima. Sappiamo che attualmente il meta è dominato da questa meccanica e abbiamo visto anche durante le qualifiche della Champions League di questo fine settimana come le partite tra pro player finiscano con risultati pirotecnici, visto che è molto difficile difendere queste situazioni, anzi alcune volte risultano praticamente indifendibili. Ebbene, dunque cosa succede? L'intenzione di questo aggiornamento, perché poi sempre tra quello che dicono e quello che succede realmente ce ne passa, è quella di andare a diminuire la precisione dei passaggi alti driven, quindi L1, R1, R2 più triangolo, i classici, andati a fare lontano da quello che è il compagno al quale ci stiamo rivolgendo, ok? Quindi praticamente i cosiddetti lanci filtranti tesi di prima. Successivamente poi è anche abbassata la traiettoria di questi passaggi, vuol dire che quindi saranno molto più facili, almeno sulla carta, da intercettare con i nostri difensori centrali, quindi a maggior ragione adesso si richiederà di avere dei giocatori lì che siano anche discretamente alti, quindi va bene un Cordoba che è veloce, va bene giocatori di questo tipo, però un Lucio o un Tomori o anche un Kim, quindi per tutte le fasce di prezzo, sono da preferire secondo me. Ma non solo, perché ci sono anche tutta una serie di aggiornamenti minori che come al solito ci fanno discretamente piacere, sempre se. In prima battuta ci dice che in alcuni casi il portatore del pallone poteva inintenzionalmente correre oltre la palla nel momento in cui si andava a cercare di fare un dribbling. Capitava spesso che magari faceva un doppio passo, il giocatore si dimenticava il pallone, andava dritto e la palla andava a vacante. In alcune situazioni il portiere non reagiva a passaggi rasoterra fatti vicino alla linea di porta, e questa è una roba fondamentale perché quante volte ci sarà capitata la classica azioncina linea di fondo driven pass sotto al portiere che rimane paralizzato immobile nonostante la palla gli passi a un centimetro e poi arriva l'attaccante che segna, oppure alle volte addirittura si segnava anche direttamente coi driven, quindi fuori di cabeza. Speriamo che effettivamente si venga a risolvere. Alcune volte un tocco durante il dribbling faceva sì che la palla scappasse lontano dai piedi del portatore di palla, anche questo capitava raramente ma era discretamente fastidioso. In alcuni casi passaggi filtranti appropriatamente caricati andavano troppo lontano da quella che era la zona di gioco. Giocatori controllati dal GCPU potevano cercare di intercettare un pallone anche se era molto lontano da loro e anche se questo vedeva il pass block assistance, quindi l'aiuto intercettazione settato su off. Inoltre in alcune situazioni il difensore poteva anche incorrettamente cercare di coprire, quindi shield L2, il pallone senza che questo gli venisse richiesto. Un'altra cosa molto fastidiosa che spesso capita e che vanno almeno nelle intenzioni a fissare è che nel momento in cui noi andiamo a chiedere un tiro con l'L2, quindi il classico tiro d'esterno che quest'anno abbiamo imparato a conoscere,
spesso e volentieri succedeva appunto che questo si traduceva nel flare shot, quindi il tiro, quello elegante, no? La rabona, queste cagate qua. Adesso invece dovrebbe essere risolto e bisogna fare attenzione perché quando si va a premere l'L2 ti fanno il tiro d'esterno. Nel momento in cui si va a fare invece un passaggio elegante, nel momento in cui si è con il player lock, la CPU alcune volte non lo faceva. Quindi anche qua un'altra dinamica con l'L2. In alcune rare situazioni poi ci dice che di throw-in, quindi di rinvio, c'era un pallone di troppo in campo che doveva essere spazzato. Il giocatore che andava a fare andava a colpire il pallone ma con una potenza troppo bassa rispetto a quella necessaria. L'assistente dell'arbitro si ritrovava in una posizione non corretta in quello che era gli highlight giocabili, vabbè, ma questo riguarda le modalità offline o i foot moment. In alcuni casi il portiere poteva essere incorrettamente in grado di poter prendere la palla con le sue mani dopo che il giocatore che noi stavamo controllando aveva spazzato il pallone verso di loro, quindi dovrebbe esserci una maggiore attenzione a quelle classiche situazioni in cui la palla che dal nostro difensore finisce al portiere non può essere controllata dal portiere. In effetti viene anche migliorata per la millesima volta quella che è la logica degli arbitri nell'andare a determinare falli in situazioni dove il portiere viene a contatto con l'attaccante, e questo sono un po' preoccupato perché, conoscendo EA, non essendoci spesso vie di mezzo, ho paura che adesso vanno a fischiare qualsiasi contatto attaccante-portiere e potrebbe essere una discreta clown fiesta. Infine, durante delle prove abilità, non sempre la telecamera si andava a orientare dietro a quello che era il tiratore della punizione, quindi questo poco ci interessa. Quindi, raga, io sono abbastanza fiducioso e speranzoso che effettivamente questi due punti relativi ai filtranti vengano portati a casa, perché è vero che adesso, se vengono meno questi, diciamo non c'è una vera e propria meccanica per buttarla dentro, però forse inizieremo ad avere un gioco un po' più bilanciato che premia leggermente un po' più il giro palla. Quindi stiamo a vedere, vediamo che cosa succederà. Sono anche molto curioso di vedere questa situazione dei portieri e dei driven pass fatti vicino loro, perché insomma spesso si prendevano dei gol molto fastidiosi. Vediamo, fatemi sapere come al solito voi nei commenti cosa ne pensate, che è fondamentale. E in descrizione vi ricordo tutti i link, e anche in questo momento siamo live sulla piattaforma Viola. Io vi lascio un salutone, ci vediamo presto, ciao!